Stai riprendendo il nulla? Sì. Le riprese di Katia, raga, scusatemi. Buongiorno. Ma sto guidando. Sempre a rompere i c***i, raga. Sempre a rompere i c***i. C'è una cosa incredibile. Da ieri sera che rompe i c***i. Ve lo regalo, ve lo regalo. Non è proprio così. Sì, è così proprio. È proprio così. L'80% delle discussioni in famiglia Luca e Katy sono dovute al fatto che Katy non ha voglia di ascoltare nessuno. Non è vero. Cioè, partiamo, esempio. Oggi le chiedo: Katy, ma come stanno meglio i capelli? Così? Come ce li ho ora? Come è meglio se li lavo? Non ho fatto in tempo a finire la frase che già lei aveva fatto tutto il suo film. È andata un quarto d'ora a parlare di niente. E alla fine mi ha risposto a qualcosa che non mi interessava. No, veramente sei stato confusionale. Io ho capito soltanto che tu volevi lavarti i capelli, perché dopo saresti stato normale e i capelli così non ti piacevano. E io ti ho acceso l'acqua calda. È diverso. No, è l'acqua diverso. Calda me l'hai accesa dopo, Katia. Distorci la realtà. No. Distorci la realtà. L'acqua calda me l'hai accesa dopo. Fammi fare un morso. No. Qua mi sono spazientito. E poi ha detto: non c'è nessuno che mi consiglia. Cazzo, te li lavano i capelli. Si lamentava che non lo consigliavo. Ma è andato su e ha detto: guarda che non ti stanno male i capelli così. Cioè, comunque ha sempre da polemizzare su tutto, ragazzi. Cioè, vivi, lascia vivere. E sapete, cioè, perché? Rompere i c***i. Sai perché? Perché chi si lamenta è una persona intelligente. Sì, ma fuori di lamentarti ti ritroverai da solo, ok? Perché non puoi stressare la gente per dei capelli di merda. Io ti stresso per i capelli? No, mi stressa la tua voce sentirla continuamente. Allora non mi chiedere le cose. Anche perché ti sento in Dolby, ti sento dal vivo e in video. E a volte, mentre monto, che ti sto ascoltando, sei lì che parli. È colpa mia, ma che vuoi? È colpa tua. Sono le 9 di domenica mattina, raga. Dei pazzi. Che ci facciamo sveglia quest'ora? Per litigare, siamo in piedi per litigare. Levami la carta. Ma io non voglio litigare. Levami la carta. Cioè, proprio non la vuoi? No, lasciamene un po'. Katia, vedi come fai? Ma fai sempre così. Sto. Vabbè. Guarda sul cioccolato, Katy, mentre guido. Dai, muoviti e mangialo, rompere il. Comunque, vogliamo parlare della valigia di quest'estate? Com'è? In che situazione è? Allora, la mia è già disfata. È pronta. Disfata. È già disfata. È pronta, ragazzi, per un altro viaggio, perché a breve andremo. Disfatta. A breve. Katia, non rompere. No, tu rompi io rompi. A breve andremo a Roma, poi San Francisco, faremo un po' di giri. Sì, abbiamo un po' di viaggi da fare. E Katia fare. Ha tenuto la valigia della Sardegna pronta per la ripartenza. No, in realtà, raga, ho messo subito. Katia, ho messo subito. Katia, vedi come cose. Fai? No, Katia. Non me ne frega un ma che stai dicendo? Mi stai facendo troppe nervosire. Fammi parlare. Così. Ma tutti i giorni vai avanti. Appena sono arrivata. Appena ho messo piede in casa l'avevo già disfatta quella valigia. Appena sono arrivata ho messo tutte le robe che erano sporche, perché le avevo già divise tutte in lavatrice e le ho messe a lavare. Ma non è vero! È vero! Che bugia! Metà valigia io l'avevo già messa a lavare e ancora tu dovevi entrare in casa. Poi l'ho lasciata lì perché abbiamo avuto un sacco di cose da fare. Ho cambiato le cose l'altro giorno e adesso è già pronta per ripartire. Cioè, comunque siamo via 10 giorni. Sì. Siamo via 10 giorni e un po' di cose me le devo portare. Vogliamo parlare di me? Dato che non esisti solo tu nella coppia, ma ci sono anch'io ogni tanto. Guarda, a me dà fastidio. Guarda la strada, devo andare, Katia, c'è un bivio. Dritto, sempre dritto. Dritto, Luca. Dritto dove? 12 km, porca trota, dritto. Guarda, che mi fa passare. Sulla A4 devi rimanere. Sulla A4. Mi fanno passare, sperano qualcuno me ne sbaglio. A4. Cos'è questa? E66. È giusto. A4 e 66 è giusto. È sempre la A4. Il fatto che lui mi stressa per ogni singola cosa, cioè una roba inquietante, ragazzi. Cioè, non mi puoi rompere il c***o di prima mattina. Mi stai parlando
parlando ti dico, ma beh, dobbiamo dico prendere beh, giusto, dobbiamo... mi hai interrotto, oddio, mi hai interrotto, sarò stronza. Non è così, non è e così. E piange, Calia. Cioè non posso a neanche capire e respirare, porca puttana, che deve rompere il è primo, che Katia, guarda la strada, dimmi dove devo andare. Ti ho detto sempre dritto 11 km. Ma devo prendere quindi il casello? No, devi prenderlo in il casello. No, Katia, mi non rompere il ma è perché uno si lamenta? Perché vuole che la sua vita sia perfetta. E ora... io invece voglio che nella mia vita non ci siano chiaro? Quindi tu devi lasciare spazio anche agli altri. A posto, affare fatto, dove firmo? Tu devi lasciare spazio anche agli altri di vivere e di avere le proprie decisioni. Ecco, siamo già in ritardo. C'è la coda al casello. Ci vediamo dopo. Niente, questo qua era un video sui nostri litigi. Voi come litigate? Litigate a casa con i vostri genitori? Per cosa litigate? Con la vostra famiglia, con dritto, il vostro cane. Dritto, Bubi, supera! Guarda no, quanto Katia, spazio! Non posso. Devo andare qua. Ah, sì. Beh, lo faccio lì e mi suonano tutti perché dicono che sono una... No, devo fare così. Bene, raga. Ciao, se vi interessano altre cose riguardanti la nostra coppia, oltre che i classici litigi che abbiamo, scrivetecelo nei commenti, che così noi magari parleremo di quella cosa. Consiglio, per andare più d'accordo con la propria fidanzata, non rompete i c***i e imparate ad ascoltarla. Praticamente ho intenzione di mettere degli spruzzini in giro per il giardino per far sì che Katia appena arriverà a levare tutti i vestiti aprirò l'acqua e lei ovviamente si incazzerà perché tutti i vestiti si bagneranno. Ne metto due però, ok? No, no, no. Ma che cazzo ha?